Ciao a tutti, bentornati su Realpolitics. La volta scorsa abbiamo rischiato l'annientamento, ma ne siamo usciti veramente, veramente rafforzati. Quindi, sotto la guida di Kim Jong-il, ormai ultracentenario, credo, sì? No, forse un po' meno di 100 anni, quasi centenario. Il popolo di Corea riunificato ha occupato parte della Cina, del Giappone, dell'India e ormai punta al primo posto nel consesso mondiale detenuto dagli Stati Uniti, nonostante i grossi malus che ci stiamo beccando alla crescita del PIL, ma tant'è. Vedete con quante nazioni siamo in pace? Veramente tante. Blocco di India e Corea in un botto solo. Vabbè, dovessimo riuscire. Interrompe e ci ridai danni. No. Revochiamo le normative. Interventismo più uno. La borsa sta per collare e prevede nuove normative fiscali. Revochiamole. Bene, quindi interventismo dovrebbe farci scendere. Le tasse no, non possiamo. Solo di uno, peccato. Europa-Germania, supportiamo l'Europia. Partecipiamo al finanziamento della base sottomarina e andiamo avanti con le ricerche. Potrebbe essere un'idea. Solo che non abbiamo fondi. Aspettiamo un attimino, dai, non succede niente. 643 di livello guerrafondaio. Tanto non ce la faremo mai a migliorarlo. Fortunatamente siamo scesi sotto l'inverno nucleare e questa è una cosa buona. Potremmo riprendere il discorso interrotto con il Giappone. Gli strappiamo Kaido e gli smontiamo il blocco. Dichiariamo guerra al Giappone. C'è anche il Bhutan, però. No, però prima di dichiarare qualunque guerra, io preferirei che scendessero a 0 i danni di guerra. Quindi facciamo passare giusto qualche mese. Vabbè, non importa. Ci avrebbe dato un po' di prestigio, ma nulla di più. E facciamo salire un pochettino i punti azione, che ne iniziamo ad averne un pochettino pochi. Rinuncerei a qualche incarico, ma purtroppo non ne abbiamo. Infrastrutture 2. Vediamo un attimino, economia. Se non sbaglio sta in economia. Costerebbe 400 punti azione, però ce ne fa guadagnare di più dal per l'evento. Va bene. 1200, perfetto. Più 75 punti vittoria. Ribellione in Cina. Come possiamo supportare i ribelli? Appena finirà il trattato di pace con la Cina, li rinvadiamo. Spiedi Arabia Saudita. C'è un modo per supportare i ribelli? Non credo. Ma non è importante in questo momento, francamente. Scade nel 2073, quindi credo che per allora avranno ampiamente finito. Potremmo dichiarare guerra all'Australia. Prestito con interessi bassi. Prestito con interessi alti. Credo sia fondi per noi, fondi per loro. Assolutamente no. Prestito con interessi alti. Spiedi Arabia Saudita. Ok. Oh, benissimo. E uno mi sa che dovremmo andare avanti così. Politica interna. Avanzamenti politici interni più 50 di punteggio. Più che altro l'ultimo che ci fa calare il malcontento. A me non dispiace. Una guerra all'Australia. Come siamo arrivati? 6,80, 4,60. Ma sì, dichiariamo guerra. Tanto non ci dovrebbe portare particolari problemi. Segniamo il 100%. Metti mai che qualcuno pensi bene di dichiararci guerra nel mentre. Ci risparmiamo un po' di guerrafondaio e mi sembra che le guerre difensive le combattiamo meglio. Oh, benissimo. Dovrebbero essere molto d'aiuto al nostro esercito. No, no. Facciamo scendere. Azzeriamo i danni di guerra. Che è sta storia che abbiamo fallito un'operazione? Oh! Poche palle. Ammazziamo sti australiani. Conquista delle strade. Modificatore attacco esercito più 1 perché gli abbiamo catturato un generale. Vabbè, non è una cosa così fondamentale. Non hanno più carri armati, non hanno più truppe, non hanno più aerei. Proviamo. Sfondiamo
Fondamento offensiva rapida non organizzata, tanto non hanno più difese. Ok. Conflitto con l'Australia è terminato. Proponi pace. Ottieni provincia. La Tasmania. Ah no, la Tasmania ce l'avevamo già? Fico, non mi ricordavo. Ok. Perfetto, proposta accettata. Un passettino in più sulla strada della vittoria è stata raggiunta. Borsa valori aperta da Europia. Solo che non ce la faremo mai. Se non iniziamo a pestare gli Stati Uniti, non ce la faremo mai qua. Mi viene il dubbio che questo livello di guerra fondaio, perfetto, sottomarinia. Ma che il livello di guerra fondaio non vorrei che mi abbassasse le cose delle forze armate. Disoccupazione. Dove cazzo sta? Ah, già qua, in politica interna alla fine. Un alto valore e peggiore relazioni globali incoraggia prese di posizione contro lo Stato. No, in realtà no. E allora perché facciamo così schifo improvvisamente nelle guerre? Benché abbiamo fatto un sacco di ricerche e mille altre cose. Non abbiamo ricevuto il pagamento pattuito. Non dovevo darglielo in realtà. Certo che ospitiamo il programma. Iniziamo il finanziamento subito perché ci dà... più indice di sviluppo umano, più crescita del PIL, più introiti tasse e meno malcontento, che è una roba che assolutamente ci serve. Le minoranze chiedono... combattiamo questo problema. Dai, che palle quando è così... dobbiamo combattere questo problema. Flacchiamo tutti. Questi eventi fanno... questi sono gli eventi, credo, negativi connessi al fatto di avere un alto guerrafondaio. C'è poco da fare, purtroppo. Non ne usciamo. Che fortunatamente tendono a risolversi. Supportiamo Repubblica Popolare Cinese, visto che ormai credo che il nostro prossimo obiettivo saranno gli Stati Uniti. 7.000, sono ben lontani però. Una guerra nuova contro la Cina non è attualmente fattibile, mentre è fattibile una guerra contro l'India, a cui potremmo poi venire a rubare altri territori. Ma sì. Certo che 139. Vediamo se riusciamo a smontargli il blocco. No, una provincia singola, dai. Allora, ma perché continua ad... ah, perché sono province mie, questo è quello conquistate prima. Solo che abbiamo lo stesso fottuto colore. Operazione di spionaggio. Peggioramento relazioni col blocco. Avvia. Quanti cazzo di punti azione costa? Paraguanesimo in Rio Grande do Sul. Do Sud, fantastico. E se occupassimo... c'è qualche stato libero? Ah, c'era la Thailandia che dovevamo occupare l'altro giorno. Blocco di Indonesia. Protezione dagli attacchi nucleari, costruire delle basi missilistiche sul nostro territorio. Fondi Thailandia, difesa contro attacchi nucleari più 10%. Va bene. Tanto fra un attimo ti dichiariamo guerra e non ti useremo comunque gli attacchi missilistici, quindi... però ti abbiamo intanto danneggiato un pochettino. Non abbiamo... non ho più costruito trasporti. E non abbiamo ancora fatto la ricerca. Cazzo, mi ricordavo male. Vabbè, noi dichiariamo guerra a qualcun altro. Tipo il Vietnam è da solo. Ecco, il Vietnam, che ci ha fatto il figo, è stato nostro alleato per un po' e poi si è ritirato dall'alleanza. Vietnam, non si fa così. E poi perdi le guerre. Fronte sicuro. Tra l'altro io sto facendo lo sborone, ma qua sono sicuro che prima o poi qualcuno arriva e ci apre il culo. Tipo un attacco concentrico di Cina, Stati Uniti, India e Russia. Non sto costruendo truppe perché preferisco tenerne qualcuno da parte per il... qualche puntuazione da parte per la ricerca dei trasporti, se no non riusciremo a dichiarare guerre. Supremazia aerea. È nata una nuova alleanza tra il Brasile e il fronte di unificazione africano. Non male.
Un pericoloso oppositore sta per avere la meglio. Sono cose che succedono. Lasciamolo stare. Interventismo. Oh, meno interventismo, meno obiettivo controllo. Ah, non ce ne siamo fatta. Che palle. Oh, infrastrutture 2, perfetto. Più 1200 punti azione. E con questi ci andiamo a ricercare i trasporti. Benissimo. Finanziamo le Olimpiadi. Qual è il prossimo incarico? Lo sapremo solo vivendo. Sarà un altro fruttato. Basta che non sia abbassare il livello guerrafondaio, perché la vedo molto grigia. Devi dire avamposti. Ah, oh, che palle. Ha risalito l'interventismo a 20, addirittura. A 16. Se non abbassiamo l'obiettivo interventismo non si va proprio da nessuna parte. Alcuni nostri generali hanno proposto di utilizzare armi chimiche. No, 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 non facciamo cazzate. Caso perché ci costa un botto di punti azione. E non è proprio il massimo. Nam del Sud. E poi completiamo con l'offensiva finale. Perfetto. Qual è la nuova cosa? Aumenti i tuoi guadagni in borsa almeno fino a 585. Se vabbè, va. Proponi pace. Ottieni provincia 1 e 2. Siamo al 90%. 3. Conviene. 101. Non accettano, vero? 101. Proviamo. Di fatto, massimo 100. Pazienza, adesso gliele richiederemo. Ah sì, tanto va in pausa quando si fanno le richieste mini. Quindi ci va un attimo. Ma potremmo prendere Vietnam del Nord. E così siamo, abbiamo lo sbocco sul Laos. Potrebbe anche essere così un'idea. L'Azerbaigian rivendica Tabriz. A noi Vietnam del Nord, Vietnam del Sud. Ok, finanziamo le Olimpiadi. Allora, proponi pace di nuovo. Ottieni province. Allora, facciamo Vietnam centrale e Vietnam del Sud non si può. Allora, Vietnam centrale e Vietnam del Nord. E fosse Vietnam del Sud e Vietnam del Nord, costa di meno. Quindi allora, costa di più. Allora questo. Costa di meno. Ce la posso fare. Perfetto. E anche un pezzo di Vietnam è nostro. Non ho più guardato le classifiche, anche se ormai è abbastanza ovvio che stacchiamo tutti come popolazione. Abbiamo quasi doppiato la Cina. In realtà, vabbè. Mi sa che poi ne dichiareremo due insieme, tanto francamente. Tanto ormai questi qua non hanno modo da opporci. Campagna di conquista dell'Indocina sarà, spero, abbastanza rapida. Anche perché l'unica alleanza un po' forte che c'è in zona è quella dell'Indonesia. Gli aerei, la supremazia aerea. Siamo rapidissimi, ci mettiamo veramente ormai giorni. Bene, abbiamo vinto le Olimpiadi. Più 500 di punteggio. Soprattutto più crescita del PIL. Cos'è che fa andare giù così tanto l'economia? Non abbiamo più. No, non voglio un attacco nucleare. Voglio capire quanto siamo malmessi dal punto di vista ambientale. Anche quello probabilmente non partecipa a tenere sull'economia. Immagino che influenzi l'economia mondiale. Brasile contro Canada e Stati Uniti. Indonesia, Repubblica Popolare Cinese. Supportiamo la Repubblica Popolare Cinese. Perché quasi vorrei che l'Indonesia mi dichiarasse guerra. Così avrei una scusa per strappargli un metro di territorio. Dai.
Perfetto. Offensiva finale. Ok, conflitto con Laos terminato. Allora, pace con Laos. E ovviamente ti chiediamo territorio. Perfetto. Ora c'è la Thailandia in blocco. Cerchiamo nazioni che non siano in blocco. Perché se entriamo in una guerra contro un blocco, tipo Papua Nuova Guinea, province, una, quindi la annettiamo subito. Papua Nuova Guinea, una sola. Isole Salomone. Perché se andiamo in guerra contro nazioni che abbiano... Ah, ma non abbiamo trasporti, porco cane, vero? Ah, che sono in alleanza. Al massimo possiamo smontare l'alleanza. Tra quando finisce la guerra? 2073. La Mongolia fa parte, credo, del blocco cinese. Ma tanto non abbiamo confini in comune. Il Nepal... Il Nepal è da solo. Cioè, un posto penso abbastanza inutile. Però... Sì. 50% iniziala. Il Bhutan fa parte del blocco del Giappone. E il Pakistan non possiamo invaderlo perché non ci confiniamo. Va bene. Va bene così. Se no poi potremmo iniziare a pensare di dichiarare di nuovo guerra al Giappone. Tanto abbiamo, non ci servono i trasporti. Tutto quello che c'è rimasto, via. Potresti quasi occupartene da solo qua? No, vabbè. Iniziamo un programma di finanziamenti, sì. Per la base marina internazionale. Cosa ci dà? Aspetta un attimo. Vediamo che si dia qualcosa di utile. Più 15 di sviluppo umano, più 2 relazioni col mondo, otteniamo Nautilia. Va bene. Mi piace. È una provincia comunque. Fronte sicuro. Perché contro l'India? Ma il Nepal era nel blocco con l'India, ma c'è entrato credo nel mentre, perché un secondo prima non c'era. Ho forse zoomato troppo poco, ma porco, che pirla. Non volevo fare una guerra contro Giappone e India in contemporanea. Cioè, per carità, non che stia andando male, però. Che cretino. Eh no, ma c'è entrato dopo. Ci è entrata dopo. Perché all'inizio c'erano 3-4 truppe. Non ricordo. C'è entrata dopo. Non che anche l'India possa più fare molto. Vabbè, meglio una guerra contro l'India piuttosto che una guerra contro qualcun altro. Ok, preso. Conquista delle città chiave. Contro l'India facciamo conquista delle città chiave anche qua. Credo che finirà prima il Giappone. Honshu. Dobbiamo combattere questi problemi. Quindi ci sta salendo il livello di guerra fondaio. E visto che il livello di separatismo, che quanto ci inizia a costare tanto. Finanziamo sta base sottomarina. Ok. Segna un'operazione. Stabilire avamposti. Voi mi direte perché non provo l'attacco con gli USA direttamente? Perché preferisco prima rafforzarmi un po' e andare avanti con le ricerche. Alto. Perfetto. In Giappone si è diffuso un sentimento espansionista. Fate pure, per carità. Sakhalin le riuniremo al Giappone, ma la riuniamo noi. Strappando alla Russia. Oh, 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 benissimo. Costruiamo 3-4 unità da trasporto. Meno 6, 7,
5, dai, tanto ne abbiamo affondate 2 in tutte le guerre che abbiamo fatto, ce ne hanno affondate. E andiamo avanti con le ricerche. Oh, che cose interessanti. Cosa c'è di utile? Unità navali non serve a niente. Qua sblocchiamo. Modificatore attacco aereo più 1, attaccheri più 2, attaccheri più 1. Avvia. No, aspetta un attimo ad avviare. Questi costano di mantenimento, no? 5 denaro non mi importa. No, perfetto. Andiamo avanti con gli aerei allora. Perfetto, Giappone e India insieme li stiamo prendendo. L'India, offensiva finale, non sarà facilissima, ma non abbiamo usato nessun bonus, quindi direi che il fatto di non aver usato nessun bonus e di essere già qua senza problemi vuol dire che se iniziamo a usare i bonus cambiano un po' le cose. Oh, è scaduto il trattato con l'India. Con la Cina. Proponi pace. Ottieni provincia. Cosa ci possiamo mangiare? Tu? 51. Tu? 99. Mi sembra fantastico. Così confiniamo anche col Pakistan. Perfetto. Ok. Solo questo ci ha portato in pace anche qua. Forse dovevamo sbloccare il blocco e annettere uno dopo l'altro le province. Ma pazienza, non c'è fretta. Stati Uniti un accordo con l'Europa. Oh, è finito anche il trionfito col Giappone. Allora, proponi pace. Vediamo un attimino. Ottieni provincia. Hokkaido, credo sia l'unica provincia che hanno ancora da cederci. Costa 79. Però, se noi gli chiedessimo di eliminare il suo blocco. Costa troppo, ovviamente. Però ci permetterebbe di annettere... Ma no, se no lo facciamo la prossima volta. Dai, proponi pace. Ottieni provincia, Hokkaido. Alla prossima guerra, tanto annettiamo il Giappone. E poi dichiareremo guerra a Taiwan e al Bhutan che sta lì, insomma. Sì, dovremmo smontare il blocco di India, mi sa, la prossima volta. Così li annettiamo uno dopo l'altro. Il contento più elevato in Hokkaido. Non importante. Un gruppo di esploratori risulta disperso sulle montagne da 3 giorni. Continuiamo a cercare. Io avrei qualcosa da finanziare da qualche parte, infatti. Ragazzi, direi che è tutto per oggi. La prossima volta continueremo l'espansione, iniziando dalla Cina, probabilmente. Abbiamo bisogno di diventare... Se vogliamo diventare la prima nazione del mondo... Dovremo necessariamente passare dal battere gli Stati Uniti. Abbiamo visto con l'Italia che purtroppo non basta, quindi dovremo iniziare presto a battere gli Stati Uniti. Sto consumando un pochettino, ma pazienza. E probabilmente a strappargli del territorio. Adesso abbiamo... Beh, però stiamo iniziando lentamente a rimangiargli terreno. Quindi questo va bene, poi calcolando che tra poco annetteremo il Tokyo, direi che andrà sempre meglio. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao! Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi gameplay di Realpolitik. Ciao ciao!